I feel the terror, feel the pain. It's driving me insane. I can't fake, for God's sakes, why I am driving the wrong lane. Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explore without a decent warning. Give me all your true hate and I'll translate it in our bed into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you. Mad about you. Your middle name, but in the end you're not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Mad about you. Una nuova puntata di Virgolette, la spumeggiante rubrica del mercoledì con Serena Finatti e Andrea Vernier. Olè. Eccoci qua, oggi un brano che è uscito nell'anno 2000. Tondo tondo, 2000 proprio. Mm. Brano di Uverphonic chiamato Mad About You. Oui. Dico oui perché è un gruppo del Belgio, quindi la lingua che utilizzano, che parlano è proprio il francese. Il brano l'abbiamo tenuto in tonalità originale, quindi Do diesis minore. Yes. È un brano che parla di un approccio... sì, tema qualsiasi. Prima, la prima parola che viene in mente parla di amore. Olè! Amore, insomma, più che un sì, discorso amoroso, è un discorso, diciamo, di chimica. Sì, beh, è diciamo una sfumatura, sì, dell'amore, una un diversa prospettiva. Sì, qui ci addentriamo su un argomento molto, molto complicato, molto ricco. Molto vasto. Sì, una passione che porta alla follia, no? Mad About You, un pazzo, di pazza di te, in questo caso essendo una ragazza che parla. Sì. Ed è un brano che affonda le sue radici, guarda caso, nel blues. Mamma mia, che originale! Incredibile. A parte gli scherzi, sono molto interessanti le scelte melodiche su un'armonia, insomma, anch'essa interessante. Mm-hmm. Basta pensare all'inizio, dove c'è un do diesis minore. Che io ora suonerò. Esatto. E questa è praticamente la quarta giusta della scala, se ci riferiamo appunto al do diesis minore. E, per cui iniziare un brano con la quarta giusta, insomma, non è proprio banalissimo, quindi interessante. Allora, spieghiamo perché la quarta giusta non è una scelta così ovvia. Perché non è una nota suonata nell'accordo, non è presente nell'accordo. Quindi, diciamo, l'ascoltatore viene preso in contropiede da una tensione, in quanto appunto tutte le note che stanno fra, che non sono né la prima, né la terza, né la quinta, né l'ottava, si possono definire note di tensione, che appunto protendono verso la risoluzione di questo stato d'animo di tensione. E la cosa interessante è che tutto il brano è giocato su queste piccole tensioni continue, che sia appunto la quarta negli accordi così, oppure la quinta bemolle, che è la famosa blue note di cui abbiamo parlato in un'altra virgoletta, e
tutto giocato appunto sul filo della tensione e della risoluzione, con questi anche poi accordi sempre di settima di dominante che riportano sulla tonica, no? E non è un brano difficile, non definire un brano difficile nel senso concettualmente e armonicamente, però è un brano interessante, sì. Pur essendo un brano pop, che tante volte magari si dice sì, pop, la musica, così, invece è un brano che è interessante. Diciamo che c'è un'idea che si basa sul gioco fra queste, queste due note, insomma, ed è un'idea che viene sviluppata durante tutto il brano, cioè che viene proposta durante tutto il brano, a differenza magari di un pezzo blues dove ci sono 200 miliardi di note, fra cui anche queste due. In questo brano, un po' in tutti i brani che abbiamo affrontato fino adesso, nelle ultime virgolette, l'idea è riproposta. Il brano, tra l'altro, ha una progressione armonica che è la famosa progressione flamenco. Ovvero si parte dal do diesis minore, si va sul si maggiore, la maggiore e sol diesis settima e poi si ritorna. Questa è una classica, così viene chiamata flamenco progression. Una cosa interessante, il brano di oggi è una richiesta. Chi l'aveva richiesta? Mad About You? Una certa Anna Tonzar. Ah, è vero! In un commento! In un commento, recentemente. Sì, per cui Anna, questa la dedichiamo a te. Ecco. Ecco, così impari. Frase del giorno. Frase del giorno. Mi ha colpito questa cosa della mina. Dark blue landmine that will explode without a decent warning. Mi ha colpito questa immagine di paragonare l'amante a una mina pronta a esplodere. Mi piace il suono della prima frase. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain. Che significa? Sento la vibrazione, sento il terrore, sento il dolore. Molto bene, 9.5. Approfittiamo in questa virgoletta per mettervi una pulcetta. Allora, presto ci sarà una virgoletta speciale, per cui non perdeteci di vista. Potreste anche venirci a questa virgoletta speciale. Ho detto troppo? Beh, chi vuole, chi può, si tenga libero il 26 di settembre. Su Facebook faremo l'evento, scriveremo un per bene tutto. Come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento. Condividete, che è importante. Che ci fa sempre piacere. E se volete mandarci le foto per la copertina, l'indirizzo è sempre lo stesso, virgolettes@gmail.com. Direi che anche per oggi, per le nostre virgolette, è tutto. E ciao. Quando ci vediamo? Ma sempre mercoledì prossimo. Ah, mi scusi, ma magari qualcuno se lo dimentica, è meglio ricordare. A mercoledì, ciao! Ciao ciao!